Stiamo per partire qui in corteo oggi 20 giugno 2012 per la giornata internazionale del rifugiato. Sono adesso con Chiara dell'Assemblea dei richiedenti asilo di Trento per chiedergli delle impressioni su questo corteo che sta per partire. Io devo dire che sinceramente tutto quello, il processo che c'è stato alle spalle dell'organizzazione di questo corteo non può che ritenersi positivo, sia perché ha significato l'attivazione in prima persona di questi ragazzi, questi richiedenti asilo, che da persone che subivano passivamente l'attesa dei loro documenti si sono posti come protagonisti nella costruzione del loro percorso, del loro futuro. Quindi sicuramente positivo, soprattutto perché il processo di costruzione è stato fatto insieme da un gruppo che più eterogeneo di così non poteva essere, di richiedenti asilo di diverse provenienze, diverse lingue, con italiani anche noi di diverse provenienze e anche di diversi linguaggi che parliamo, ma quindi un processo di costruzione veramente positivo. Bene, grazie.